Un'eccellenza aretina che fa il giro del mondo con i suoi prodotti. In una continua emorragia di posti di lavoro, Arezzo riesce comunque ad ospitare realtà produttive in crescita. Negli ultimi anni la Tesara, diciamo, ha investito molto anche nelle risorse umane, tra cui i giovani che rappresentano il futuro dell'azienda, i quali devono crescere e avere la possibilità di crescere anche attraverso dei corsi di formazione importanti per quelli che sono le loro aree di competenza. Questa azienda di trasformatori in resina, che festeggia i suoi primi 40 anni di vita, dà lavoro a circa 200 persone. Il loro prodotto è stato distribuito dal Palazzo Ducale a Venezia agli stadi dei mondiali di calcio d'Italia 90, sino al Museo del Louvre di Abu Dhabi e al CERN di Ginevra. I trasformatori sono installati in tutto il mondo, quest'anno contiamo circa 100.000 installazioni, e per il territorio la Tesar rappresenta molto, intorno alle quattro vallate, perché ha creato uno sviluppo e quindi posti di lavoro con persone che sono soprattutto residenti nei posti limitrofi. Nella loro storia la recente acquisizione da parte di un gruppo svizzero specializzato in componenti elettrici. Abbiamo anche fatto posti di lavoro qui, e abbiamo anche un gran successo nel mercato. Da qui siamo un centro di competenza per la tecnica resina e dunque vogliamo prendere vantaggio di questa situazione per andare anche nelle mercati del Middle East e anche forse negli altri regioni.